Per quanto riguarda l'arte, intanto ringrazio l'artista Omar Megliani che ha partecipato, poi anche per un senso che c'è profondo in questo momento, in questa giornata, ma anche perché quest'anno all'interno della, diciamo, di un premio artistico importante veneziano, in occasione della Biennale, l'Art Prize Venezia, è stata premiata un'artista che ha vinto come premio una residenza d'artista a casa di Michelangelo Galliani, che è l'artista figlio di Omar Galliani, che diciamo prende lo scettro anche per certo tipo di attività. Bene, quest'artista coglie l'occasione per poter diciamo esporre proprio in questa occasione le opere che ha eseguito durante la permanenza in questa settimana a Montecchiaviglia. Quindi Eleonora buongiorno a tutti, allora mi chiamo Eleonora Muzzi e sono appunto l'artista che è stata selezionata per la residenza artistica presso gli studi di Omar e Michelangelo Galliani e grazie al premio Arte Laguna. E devo dire che allora questa esperienza è stata bellissima, perché non so che altro dire, nel senso sono un po' emozionata. E ho vissuto proprio appieno a 360 gradi questa esperienza e 10 giorni di residenza. In realtà sembrano tanti, ma verso la fine avrei voluto fossero anche di più, quasi magari un mesettino. Praticamente abbiamo diviso, la residenza prevedeva 5 giorni nello studio di Omar Galliani, quindi una parte dove ho lavorato graficamente con il disegno, la pittura, mentre la seconda parte, gli altri 5 giorni, prevedevano appunto la lavorazione del marmo nello studio di Michelangelo Galliani. E in realtà per me era la prima volta la lavorazione del marmo, cioè proprio così a tutto tondo, e devo dire che è stato bellissimo perché cioè, mi ha proprio dato tantissimo, è proprio stata un'esperienza importante. Due parole, anche come rappresentante dell'associazione culturale ArtMax, perché l'accordo con il premio Arte Laguna nasce proprio tra l'associazione ArtMax e il coinvolgimento dell'amministrazione comunale di Montecchio, e quindi la disponibilità nostra, mia e di mio padre, di mettere a disposizione un periodo di tempo per ospitare una vincitrice, un vincitore di questo premio speciale qui nei nostri studi. Per cui è stato molto bello anche per noi, è molto bello coinvolgere anche l'amministrazione comunale, il comune che sempre più partecipa a queste iniziative che vedono non solo questa, ma come sapete anche il premio dedicato al disegno degli altri fratelli. Che dire, siamo soddisfatti, credo, no? del lavoro fatto da Eleonora, lo potete vedere negli spazi del castello, qui a piano terra, nella sala, quella più in alto, quella vicino. Devo dire un bel lavoro, no? Tra disegni